Realizzato quindi i miei 8 giri, questo sarà il risultato, in effetti un bel ovale fatto per bene. E quindi a questo punto procedo facendo un giro a maglia alta, scusatemi, a maglia bassa, senza fare aumenti. Quindi faccio comunque la mia catenella, eccola qui, e metto il marcatore. Quindi procedo lavorando un giro completamente a maglia bassa, però facciamo attenzione a prendere solo la solina, quella di dietro, in questo modo, quindi così, solo la solina di dietro, ecco qua, in modo che ci resterà una rifinitura diversa tra il fondo e il lato laterale, in effetti, della nostra borsa. Quindi continuo in questo modo per tutto il mio giro. Realizzato quindi completamente il mio giro, l'ultimo punto, invece di chiuderlo regolarmente come abbiamo fatto finora, tolgo il marcatore e vado a lavorare in tondo, in effetti, quindi entro e lavoro direttamente una maglia bassa. Quindi recupero nuovamente il marker e chiudo in questo modo. Quindi sono pronta a lavorare questo giro normalmente a maglia bassa, recuperando entrambe le asoline, sia quella davanti che quella di dietro. Quindi procedo in questo modo per tutto il giro, senza lavorare aumenti. A fine giro lavoro il mio ultimo punto basso e quindi tolgo il marker e inizio un nuovo giro proprio dal marker. In questo modo metto nuovamente a posto il marcatore e continuo la lavorazione. In totale dovremo fare a maglia bassa semplice altri 3 giri, questo compreso, quindi questo è il primo di 3 giri. Realizzato anche il terzo giro, vediamo già che la borsa inizia ad alzarsi, quindi a questo giro dobbiamo provvedere a fare degli aumenti. Faremo 6 aumenti distribuiti in questo modo: uno subito dopo il punto del nostro marker, un altro lo andremo a fare dopo circa 10 punti, ci contiamo circa 10 punti, sono aumenti non puntati, in effetti, quindi possiamo farlo anche dopo 10 punti. Un altro lo andremo a fare nella prima curva, altri 2 li andremo a fare al lato opposto e l'ultimo aumento lo andremo a fare nella curva successiva. Andiamo a vedere come fare. Quindi ho realizzato il mio ultimo punto basso, inizio il nuovo giro lavorando dove c'è il marker e metto nuovamente il marcatore a suo posto, ecco qua. Quindi a questo punto vado a fare il mio aumento e quindi faccio 1 e 2 punti nello stesso punto.
Quindi vado a lavorare una decina di maglie, di punti in effetti, e quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e nell'undicesimo faccio il mio aumento, quindi lavoro 2 maglie basse nello stesso punto. Eccoci qua. Quindi continuo così, ve lo faccio rivedere nuovamente. Gli aumenti andranno fatti uno nella curva, quindi abbiamo già realizzato due aumenti, 1 e 2, questo sarà il terzo, quarto, quinto aumento e sesto aumento. Quindi ci rivediamo a fine giro. Realizzato quindi il mio giro con i 6 aumenti realizzati ai due laterali e nelle due curve, vado a chiudere il giro sempre nel marker, o meglio continuo il giro, un nuovo giro, iniziando nel marker, e vado a rimetterlo, e questo giro devo lavorarlo senza aumenti. Quindi lavorerò in questo modo su ogni maglia sottostante a maglia bassa per 5 giri senza nessun aumento. Ho proseguito la lavorazione alternando gli aumenti per due volte in effetti, fino ad arrivare a un'altezza di 10 cm. In effetti gli aumenti li ho distribuiti al primo giro, o meglio al quarto giro, appena abbiamo iniziato l'altezza laterale in effetti della nostra borsa. Quindi ho fatto 5 giri senza aumenti, poi ho fatto nuovamente un giro con gli aumenti, e qui si vede perfettamente, e quindi altri 5 giri senza aumenti. Quindi ho ottenuto un'altezza di 10 cm. A questo punto andiamo a fare la nostra piccola variante. E quindi ho lavorato a maglia bassa l'ultimo punto, vado a lavorare una maglia bassa iniziando un nuovo giro lì dove c'è il nostro marcatore, in questo modo, e vado a posizionare nuovamente il marcatore. Quindi sempre nello stesso punto vado a lavorare una mezza maglia alta e una maglia bassa, in questo modo. Quindi salto un punto di base, in quello successivo vado a fare maglia bassa, mezza maglia alta e maglia bassa. Ancora salto un punto di base, in quello successivo una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia bassa. E quindi procedo in questo modo per tutto il giro. Realizzato il giro completo, ci ritroveremo lì dove c'è il marker, e quindi sempre senza chiudere il giro inizieremo
il nuovo giro. Allora, cosa importante, io mi sono trovata con i punti, laddove dovreste trovarvi un punto in più, ve lo mangiate, non createvi il problema, oddio non mi trovo con i punti, come fare? Semplicemente se vi trovate, io ora qua mi trovo un unico punto, se ve ne trovate due, scavalcate entrambi senza crearvi problemi. E quindi andiamo a iniziare il nuovo giro, tolgo il marcatore e nel punto di avvio del giro precedente vado a lavorare una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia bassa, in questo modo, e vado a segnarmi sempre con il marker dove ho iniziato il mio giro. Quindi vado a lavorare semplicemente sulla prima maglia bassa che ho lavorato nel giro precedente, e quindi in questo spazio vado a fare una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Ancora, sempre nello spazio dove inizia i nostri tre punti, nuovamente vado a fare una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia bassa, e quindi continuo in questo modo per tutto il giro. Terminato quindi l'ultimo punto, vado a cominciare un nuovo giro, sempre lavorando in tondo, cominciando sempre da dove c'è il marcatore. Quindi lo vado a togliere un attimino e in quel punto vado a lavorare una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Metto nuovamente il marcatore in modo da non perdere il segno e procedo come ormai consuetudine a lavorare maglia bassa, mezza maglia alta e maglia bassa, sempre nel primo punto basso di ogni sequenza, e quindi procedo questa lavorazione in tondo, vediamo un attimino per quanti giri. Ho proseguito quindi questa lavorazione per 10 giri per un totale circa di 10 centimetri. Quindi ultimato quest'ultimo giro, proseguiamo in questo modo. Rientro nell'ultimo punto lavorato e a partire dal primo modulo che abbiamo realizzato nel giro sottostante, vado a lavorare in ogni punto una maglia bassa, in questo modo. Allora, la prima maglia bassa, ecco qui, la vado a marcare, e quindi successivamente vado a lavorare ogni singolo punto sottostante a maglia bassa e proseguo in questo modo per tutto il giro. A fine giro chiudiamo con una maglia bassa e praticamente
continuiamo sempre lavorando in tondo la nostra lavorazione a maglia bassa. L'unica cosa in questo giro, come fatto già in precedenza, dovremo fare i nostri 6 aumenti per allargare un po' la lavorazione della borsa, e quindi i nostri aumenti, come già fatto, li andremo a fare. Saranno 6, quindi 2 sulla parte del davanti, 2 sulla parte del retro e poi 2, uno sulla curva sinistra e l'altro sulla curva destra. Quindi io vado a lavorare circa una quindicina di punti, non ci sarà un punto preciso, quindi io vado a lavorare una quindicina di punti e dopodiché farò il mio primo aumento. Ecco qua il quindicesimo punto, quindi vado a realizzare nello stesso punto anche un'altra maglia bassa, creando così il mio aumento. Ora procederò, penso che saranno un'altra quindicina di punti, fino ad arrivare all'angolo in cui farò nuovamente un aumento. Allora, in realtà di punti ne ho fatti 25 e quindi vado a fare un'altra maglia bassa in questo punto e quindi mi ritrovo nella prima curva. Eccoci qua. Quindi nello stesso modo proseguirò a maglia bassa, andrò a fare un altro aumento a questo punto, un altro aumento a questa altezza, ancora un altro aumento nella curva di destra e come ultimo punto poco prima di chiudere il nostro giro andrà fatto a questa altezza. Quindi procedo in questo modo. Completato anche questo giro, proseguirò questa lavorazione a maglia bassa anche a questa altezza. Dopo vi farò sapere i giri che avrò realizzato. Ho proseguito quindi la mia lavorazione, in totale sono 10 giri, questa è la fine del giro in effetti, e praticamente abbiamo fatto un giro in cui abbiamo raccolto tutti i punti dalla lavorazione precedente. Quindi al giro successivo ho fatto i miei 6 aumenti distribuiti lungo tutta la larghezza, dopodiché ho lavorato 5 giri semplicemente a maglia bassa senza nessun aumento, poi ho realizzato un altro giro realizzando nuovamente i miei aumenti, ed eccolo qua il giro quello con gli aumenti, dopodiché ho lavorato altri 2 giri senza aumenti. Quindi la larghezza della borsa mi sta benissimo e ho a questo punto distribuito le misure per mettere per la lavorazione dei manici in effetti, e praticamente ho contato tutte le catenelle, sono 100, tutti i punti, i punti bassi sono 150 punti, e quindi ho distribuito in questo modo 50 punti, ecco qua, dal marker giallo al marker viola sono 50 punti sul lato destro, altri 50 punti che vanno dal marker viola al marker verde distribuiti sull'altro lato, sul lato sinistro, e quindi i punti che mi vanno ad avanzare, eccoli qua, sono altri 50 punti, me li ritroverò 25 sul lato del davanti e 25 sul lato del retro. Quindi a questo punto sono pronta per realizzare i manici.
Quindi, sempre lavorando in tondo, sono arrivata al mio, come dicevo, decimo giro. Lo chiudo in effetti e avvio anche ancora, diciamo, l'undicesimo giro. Metto, o meglio, tolgo definitivamente il mio marcatore perché non ci servirà più. E continuo a lavorare a maglia bassa fino ad arrivare al primo marker. Il mio è di colore viola, quindi lavoro a maglia bassa fino al marker. Arrivata al marker viola, lo lavoro normalmente. Ecco qui, non cambia niente sostanzialmente a questo punto, e vado a marcare il punto che ho lavorato, sposto semplicemente il marker. Quindi lavoro ancora a maglia bassa, lavorando, ecco, la curva. Sono i miei 50 punti che ho messo sulla curva sinistra, fino ad arrivare al marker, quello che a me è in sostanza verde. Ho lavorato anche il cinquantesimo punto e quindi vado a realizzare, credo di farne 30 catenelle, quindi 1, 2, 3 e continuo fino ad averne 30. Allora, in totale ne ho fatte 35 di catenelle perché altrimenti mi sembrava che, insomma, il braccio non passasse per bene, e quindi vado ad attaccarmi laddove c'è il marker giallo, in questo modo, con una maglia bassa, e continuo la lavorazione a maglia bassa. Quindi sostanzialmente dobbiamo lavorare a maglia bassa quest'altra curva e ripetere questa operazione dove ci sono gli altri due marker. Quindi, arrivato al marker, lavoro 35 catenelle e vado ad attaccarmi all'altro marker. E quindi realizzate entrambe le catenelle per i manici ad entrambi i lati, abbiamo terminato il primo giro dei manici. Per il secondo giro ho sposto il marcatore sul punto appena effettuato e vado a lavorare a maglia bassa fino ad arrivare alle catenelle della parte opposta. E quindi lavoro l'ultimo punto basso e vado a lavorare sulle catenelle in questo modo, lavorando a maglia bassa ogni punto che si presenta dal giro sottostante. In questo modo, fino a lavorare completamente la catenella e arrivare all'altro lato. E quindi, lavorata sulle 35 catenelle a maglia bassa, procedo questo stesso giro lavorando a maglia bassa la curva restante e quindi nuovamente il manico opposto. Dopo aver lavorato anche il secondo manico a maglia bassa, chiudiamo il nostro giro sempre dove c'è il marker, quello viola, in questo modo con una maglia bassa. Quindi spostiamo il marker e siamo pronte per il terzo giro. Quindi per il terzo giro continuo la mia lavorazione a maglia bassa fino ad arrivare al primo manico. Lavoro il primo manico
completamente a maglia bassa. In questo modo lavoro quindi fino a completare il mio terzo giro allo stesso modo. Ho avviato quindi il quarto giro e lavorato a maglia bassa fino ad arrivare al primo manico, ed eccoci qui che siamo arrivati al primo manico. Quindi a questo punto andiamo a fare la rifinitura del manico, e facciamo in questo modo: lavoro a maglia bassa allungata attaccandoci alla catenella del primo giro, in effetti, e allungo la maglia bassa. Quindi sul punto del giro, sul punto basso del giro che stiamo lavorando, recupero solo la solina, quella di dietro, e recupero il filo e chiudo tutto insieme con un punto bassissimo. Ancora punto successivo, entro nuovamente nella catenella del primo giro e allungo la maglia. Quindi recupero la solina di dietro, prendo il filo e chiudo tutto insieme. Ecco qua. Ancora continuo in questo modo. Nella catenella del primo giro allungo, recupero il punto, eccolo qui, retrostante del retro della nostra maglia, in questo modo, e chiudo tutto insieme. Quindi procedo in questo modo per tutto il manico. Ed ecco quindi come si presenterà il nostro manico. Una volta terminato il primo manico, procediamo a lavorare a maglia bassa fino al manico successivo e faremo la stessa identica operazione. Realizzato anche il secondo manico, andiamo a chiudere con dei punti bassissimi, ne faremo due o tre in modo da non creare lo scalino, a partire, ecco qua, dal marcatore viola, che a questo punto possiamo anche togliere perché la nostra borsa è terminata. Quindi ecco qui, giusto due, facciamo anche il terzo e possiamo anche staccare il filo perché è completamente terminata. Ed ecco il risultato finale di questa borsa, che sarà veramente tanto ma tanto sfruttata e molto comoda da portare proprio in spiaggia senza problemi, e che conterrà tutto ciò che ci occorre per andare appunto a mare. Io ringrazio tutte voi che avete seguito questo video. Se vi è piaciuto, mettiamo un bel pollice su e facciamo girare questo video. Grazie a tutte e alla prossima. Un bacio.